Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di Salunamonos Ernesto. E oggi vediamo un eroe del mio mountain preferito, Frank e Stan, due tipi, bellissimo, bellissimi anche i disegni. Il leggendario dottore Stanlaw Victor Monkenstein e la sua creazione definitiva Frank, un duo mostruoso nato da un pazzo genio e fulmini. È vivo! Con tutti i 20 potenziamenti e... No, no, che triste. Allora, come disegni vediamo che gli cambia veramente poco. Vabbè, però andiamolo a provare. 1120 per Frankenstein, quindi Frankenstein. Aspetta, bello grande. Vediamo, vediamo cosa fanno. Quindi, assuno in due. Cos'è? Puoi selezionare chi attacca? Ah, non ho capito. Questo qua produce... Allora, vedo che ci sono anche delle monete qua sotto, delle banane. Producono banane. E qua invece si fa solo scoppi. Quindi questo qua solo Frank. E questo qua anche Stan. Ok, vediamo i primi livelli comunque. Cambia tra lo scienziato e il mostro per differenti specializzazioni. Il dottore, un pistola laser che gli spara da distante, e Frank schiaccia i palloncini come se fosse Pat-Fasti, ok? La schiacciata di Frank fa più un danno e può distruggere tutti i tipi di palloncini. C'è un'abilità di conducibilità del fulmine, lancia tre ondate di fulmini che seguendo la priorità del bersaglio e fa danno assurdo a quelli di classe mob. Ok, quindi ci siamo. Quindi abbiamo un'abilità di un fulmine che sembra molto potente. Attualmente sono con Stan perché Frank è ancora... Non lo faccio attaccare. Adesso se faccio così, se clicco su Frank, schiaccia modalità Pat-Fasti. Il problema è che ha un piccolo raggio, attacca molto lentamente. Cacchio. Preferisco il dottore attualmente. Sembra che abbia più perforazione, faccia comunque 4 danni, non è male. Non è assolutamente abbastanza potente per fermare tutto quanto. Allora, a livello 5 aumenta i danni del mostro di suo attacco per 2. Ok, mi aspettavo facesse 3 ondate di fulmine, invece sembrava uno solo. Non vedo il mimetico. Quindi piano piano, secondo me, Frank... Oddio. Posso cambiarlo velocemente? Posso ricominciare questo livello? E fargli solo con l'attacco di Frank? Non capisco perché ha una banana. L'attacco è sfalsato. Cambiati, cambiati. Quindi l'attacco di Frank è per 2, quindi piano piano aumenta sempre di più il Frank. Ok. Piacerebbe che attaccassero insieme però. Fulmini a caso. Risoluzione sperimentale. Ogni 5 secondi Stan fa un piccolo palloncino mostro. Stan guadagna la visione dei mimetici, aumenta il raggio e può distruggere tutti i tipi di palloncini. Ok, quindi anche Stan adesso è potente e ci sono ogni 5 secondi questi palloncini che sono come degli zombie che vanno al contrario, quindi i pochi palloncini che tende a perdere li recuperiamo e riesce a distruggere tutto quanto. Quindi Stan attualmente mi sembra quello più forte dei due. Vorrei che magari questi palloncini avessero un po' più di perforazione. A livello 7, questo fulmine... Ok, 3 fulmini li ha fatti. A seconda dell'eroe che viene utilizzato, hai due diverse abilità. La schiacciatura dell'atomo. Stan lancia una bomba energetica molto lenta verso il palloncino più forte, mentre l'abilità di Frank con forza distrugge tutti i palloncini vicini, facendo grandi danni e rallentandoli. Quindi attualmente vediamo che c'è l'abilità qua di Frank che si sta ricaricando e proviamo, che è una lentissima abilità, e se... Ah, e quando cambio esplode. E viene distrutto. Cacchio. Usiamo il potenziamento. Stan adesso spara il 25% più velocemente, Frank ha il 30% più di raggio, attacca più velocemente, fa più danni ai ceramica e ai mob. Quindi per questo potenziamento lo comprerei. Secondo me attualmente potrebbe essere anche meglio Frank, qualche buon raggio. E piacerebbe che attaccasse un po' più velocemente però. Posso cambiare? Appelissimo. E un altro palloncino? Non so. Non è fortissimo come eroe. Utilizziamo anche la Cave Monkey qui e gli diamo un po' di così per formarci i palloncini. Contro il mob abbiamo avuto grossissimi problemi, quindi
a livello 9 la prima abilità fa 3 ondate di fulmini aggiuntive e facendo più danno, quindi ok, vedono comunque tutti quanti i mimetici, qui tanti problemi, tanta perforazione che le stiamo finendo. Vorrei provare con Frank, vediamo Frank quanto potente è. Più che altro quando ci sono tanti palloncini è un casino, quando ci sono pochi palloncini grossi ce la fa, quindi sono abbastanza separati come torri. Comprerei anche quindi livello 9, quindi che c'ha un'abilità del fulmine maggiorata, ma continua. Questi fulmini chi è che li lancia? Un'abilità usata prima? Beh, Frank quando viene utilizzata la sua abilità di Mesh mi piace, perché riesce a distruggere praticamente tutto quanto molto bene anche. Il problema è che... No, decisamente no. Dammi un po' di difesa maggiore. Lo Smash qua. Qua ha tanta perforazione, mi piace. Il mob riesce a distruggerlo? Dovrebbe provarci. Utilizziamo di nuovo il fulmine. Proviamo il fulmine contro il mob. Mamma mia, quanta velocità. Il mob l'ha distrutto in un colpo, molto velocemente. E facciamo l'abilità di livello 10, la sblocchiamo. Gloria alla scienza. Focalizza tutto il potere per creare il Frankenbloom. Più danno prende, più palloncini sciocca nelle vicinanze. E può essere utilizzato solo quando ci sono i mob sullo schermo. Quindi ipotizzo che sia... che vada nella stessa direzione di un palloncino nostro. Proviamo a... quando c'è il mob. Eccolo qua. Più danni prende. Che bello. Si muove proprio... fatto che nessuno lo sta guardando. Non gli stanno facendo danni. Non tanti almeno. Non so se è stato distrutto. Non ne ho molta idea. Vai Frankenbloom. Penso che devo mettere il robottino che utilizzi sempre l'abilità. E mi piacerebbe avere anche il... riesci a distruggerlo qua o passa? No, passa, mi distrugge tutte quante le difese finali, quello è un po' un problema. Ok, vediamo. Allora, siamo ancora a livello 10, quindi facciamo qua. Risurrezione sperimentale. Sono più veloci. Possono resistere molti più palloncini. E Frank attacca il 15% più velocemente. Mi aspetterei che dallo scienziato pazzo l'attore più forte alla fine sia Frankenstein piuttosto che Stan. Allora, il blast di Stan ha aumentato la perforazione. La perforazione attacca il 30% più velocemente. Ogni 4 secondi Stan spara una bomba di elettricità che ferma i palloncini per un secondo. Vorrei quasi quasi recuperare i soldi per farmi il ritorno delle abilità, perché ci sono, le abilità sono lentissime e con un sottomarino che ritorniamo velocemente le abilità, secondo me, diventa molto più forte la torre. Quindi mettiamo il sottomarino, qui bello bello. Ne serve pochissimi in più e ce la facciamo. Così anche l'abilità torna più velocemente e dovremmo essere più forti. Vai, abilità più veloci che ritornano. Quindi adesso siamo già a livello 12 che ho appena spiegato. E vediamo a livello 13. La prima abilità spara 9 fulmini piuttosto che i 6 di prima e fanno più danno. Prank, l'attacco, fa il doppio dei danni, più danni ai mob, e danno extra ai palloncini fortificati e rallentati, stunnati. Abbiamo tanti problemi con la rigenerazione perché sembra che non voglia tanto distruggere i palloncini completi. Però sblocchiamo anche il livello 13. I palloncini mostro fanno più perforazione e più potere. Ok, nel mentre che c'è il palloncino grosso non vengono mica creati i palloncini piccoli. Anzi, non viene più creato. I miei palloncini piccoli. Vengono distrutti dalle mie spine, no, vero? Non credo. È stupido se vengono distrutti dalle mie spine. Vai. È aumentato per un attimo il raggio enorme, credo. Ok, adesso sono tornati. Frankenstein però deve essere proprio potente.
Allora, adesso con l'abilità di Frankenstein, il suo attacco crea dei fulmini, che altri fulmini, quindi ok, vai altri fulmini. L'abilità di livello 10 è più forte e più lenta, quindi dura di più, però è più forte. Tanti palloncini, però qua credo che abbiamo grossi, non grossi problemi. Grande supermine. Frankenstein non se la sta per niente cavando bene. È stato distrutto? È finito il round. Dammi qua, palloncino di Frankenstein. Adesso lui spara anche fulmini, quindi dovrebbe fare ancora più danni. Il palloncino che viene creato adesso ha più perforazione e più danno. E le bombe elettriche di Stan rallentano per più tempo. Io vorrei provare, se fosse possibile. Cacchio, qua non mi piace per niente, è tutto troppo difficile. Provami con Frank, fulmini di Frank, i suoi fulmini. Qui fa sui 20 danni al secondo. Ah, è più un mob, ok. Proprio con i chiodi in testa, bellissimo. Sui 45 danni al secondo. Se invece lo cambio, 500. Decisamente il Frankenstein è molto più forte. Non so perché scegliere quell'altro, mai nella vita. Adesso la risurrezione sperimentale dovrebbe avere di più. Livello 18. Entrambe le abilità. La paura, la mia paura è proprio esattamente questa, che mi mangi tutti quanti le puntine quando c'è quell'altro. Se metto Ben, esploso tutto. Non ho capito perché. Ah, perché c'era l'abilità, ok, sua. Entrambe le abilità hanno ridotto il cooldown del 20% e il colpo di Frank dura 2 secondi in più. I DDT facciamo grossissima fatica a distruggerlo. Ce l'abbiamo fatta bellissimo, però non è proprio il massimo. Se poi a livello 20 arrivano ad attaccare insieme, siamo messi benissimo. Ah, quindi sono rallentati da Stan. Quindi in coppia vedere sia Frank che Stan, ma quando giochi in cooperativa, dovrebbe essere buono. Questo palloncino qua che mi distrugge le difese, ok, potrebbe essere una mano, ma se mi finisce tutte quante le mine alla fine, non sono tanto contento. Ha appena lanciato, distrutto tutto, buonissimo. Facciamo questo qua a livello 19 e a livello 20. L'abilità numero del livello 10 crea il Franke Bad e la prima abilità fa fulmini per 20. Però non ce l'abbiamo mica fatto a fermare tutto. Se metto Frankenstein, fin da subito ad attaccare. Più forte Stan, veramente. A questo bed, allora, oltre al fatto che il disegno del fuoco non è uguale, però è questo qua il mio problema. Questo qua è decisamente il mio problema. Utilizziamo di nuovo Stan. Quanto vorrei avere la sua abilità costante. Come hai fatto a fare 3 danni tu? All'inizio quando ti ho creato? Può essere. Stan rallenta per bene, quindi mi piace. Dura i round di più e quindi questo qua mi fa creare molte più cose. Ok. Il problema è, bisogna arrivare al livello 20. No, questo qua, no. Come è esploso? No. Al livello 94 non ce la fa. Anche così, attaccando lentamente, con più danni. Più che lui, magari, Stan, che secondo me fa molti più danni. Quanti li rallento? Bello, 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 bello. Più altro anche l'abilità rimane praticamente sempre. E fammi anche che sia più forte. Così che sia più forte. Guarda come si supera facilmente questo round. Abbiamo un problema con... Cosa? Troppi palloncini? Frank? Tocca a te. Frank riesce a recuperare. Riesce anche a bloccare un po' tutto. Però, round 95. Ce ne sono tantissimi. Se arrivi velocemente l'abilità, meno male che era il 20% più veloce, però non so dove.
Proviamo con Frank adesso che attacca. Frank, confido in te. Utilizza la sua abilità, che fa tanti danni, e utilizza anche l'abilità di attacco più veloce. Il fatto che non rallentandoli non ce la fa, però distruggendo tutti quanti i mob in palloncini è buono. Attacca anche più velocemente. No, decisamente no. Se rimetto Stan, fatto che devi cambiare il nome. Qua c'è una banana dietro che non ho assolutamente capito. O è semplicemente per tenere... Secondo me hanno messo la banana qua per tenere lo scoppio qua. Secondo me ci sta. Mentre qua si vede meno. Andiamo con solo Stan, come se la cava. Fa anche Stan, mi piace tantissimo come nome. 97 gli rallenta per bene. Adesso 1300 per il prossimo, però secondo me ce la fa in automatico. E vorrei ultra potenziarlo ancora un pochino. Infatti non dovrebbe mica attaccare quello. E gli diamo anche l'ingegnere. Fatto che ne servirebbero entrambi. Servirebbero entrambi. Se ce ne fosse sia uno che quell'altro, dovrebbe essere molto meglio. Vediamo qua tutti questi robottini buoni. È un 98. Sta fermando tutto, incredibilmente. Che bad gigante. C'è un po' le texture rotte leggermente. Tipo qua, un chiodo vuoto. Tico di colpire l'ultimo. Bisogna, praticamente Stan è fortissimo perché continua a rallentare i palloncini finché non gli ritorna l'abilità, e quando ritorna l'abilità distrugge tutto quanto. Attacca il primo, grazie. Almeno me li tiene fermi. Li tiene sempre fermi. Quando non c'è l'abilità del bad, secondo me va meglio. Il problema è adesso, che non rallentandoli più. Andiamo con Frank, magari che fa più danni. Frank fa sui 300 danni, che schifo. Andiamo con il suo bash. 600, 800. Potremmo riuscire quasi a distruggere il bad, però ne dubito. Ce l'abbiamo fatta. Stan, è tuo turno. Rallentali tutti per bene e ok. Strano perché quando c'è il bad non dovrebbero mica uscire i palloncini zombie. Ok, un round 100 ce l'abbiamo fatto con un po' di potenziamenti qua e là. Decisamente non si poteva far senza. Interessante, un po' difficile da utilizzare. Più che altro è quelle due. Sono quelle due stesse al 103. Come abbiamo fatto a superare il 103? Non ne ho idea. Sono quelle due strade solite in cui ce ne sono separate, ma insieme si trovano benissimo. Però il problema è, essendo nella stessa torre, devi sempre decidere un po' qua e un po' là. Devi andare avanti il più velocemente possibile. Io proverei una partita con Frank. Vediamo chi è più potente. Ok. Stan ce la faceva a fermare tutto quanto. Contro i palloncini qua, decisamente no. No. Frank era meglio. Come Stan era meglio. Un pelino meglio, No, entrambi perdono a questo round qua. Vediamo questo, vediamo se riusciamo a fare una difesa nazionale e se riusciamo a... Fatto che ricomincia. Oh. Esce a resistere. No, decisamente no. E si ferma al 104, quindi, praticamente. Il nostro Frank e Stan. L'eroe bello del mio solito creatore preferito, Harbor. Ditemi voi cosa ne pensate di questo eroe, se lo vorreste nel gioco. A me piace semplicemente per questa combo divertente, non perché sia effettivamente forte. Ha fatto 2.480.000 danni da solo. Perché hai tirato fuori 100.000 danni tu? Però fa lo stesso. Grazie a tutti della visione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti. Una grigliata del PC, le morte illusa fanno impazzire tutti. Fuoco che brucia, i brum che scoppiano. Ma nulla si grande, fa crescere tutti.